Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 24esimo episodio dell'Extreme Crazy. No, non è l'Extreme Crazy Lock Luke, perché parlo? La facciamo la prossima volta l'Extreme Crazy. Va bene, ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Soulink, il 24esimo. Come avete già sentito, in compagnia del solito, unico ed inimitabile Rocet. Hola a tutti ragazzi, sono senza voce quest'oggi, quindi Joe mi doppia, in qualche modo mi doppierà Joe. Hola a tutti, però intanto lo spagnolo l'hai imparato, cioè. Ma una parola, giusto ogni tanto, dai, per sopravvivere. Giusto così. Ragazzi, anzi no, Luke, in questo episodio, cosa andrei a fare? Sì. Cosa andremo a fare? Ragazzi, abbiamo due depositi veramente grandi come un centro commerciale qua, quindi... Grande, Luke, ti sei piaciuto. Allora, quattro Pokémon. Sì. Nello scorso episodio è successa una cosa, Luke, assurda. Non so se ti ricordi. Non mi ricordo cosa è successo, c'ho la memoria a breve termine. È successo che è morta la coppia più importante, Luke, del canale. È giusto. È morta Grace, purtroppo, legata all'Ifion di Luke, ma ho un Clefairy che si è evoluto. Infatti, signori, ho cambiato soprannome a quello che un tempo era Pesca, è diventato Grace. E quindi se troveremo un'altra pietra lunare succederà l'assurdo, quindi quanti like? Beh, visto che io ho trovato anche la pietra brillo, che potrebbe tornarmi utile, almeno 400 mi piace, ragazzi. 400 mi piace, subito ma now. Ma subito. Messaggio cuore, Luke, messaggio cuore. San Valentino è passato, quindi aggiornati che potrebbe succedere brutte cose. San Valentino... No, dai. San Valentino, saluto la mia ragazza, non sono messaggi delle reclute che mi vogliono bene. Ti voglio bene. Detto ciò, possiamo proseguire. Anche... Luke, tu... saluto anche le reclute, ovviamente. Ah, e tra l'altro, Luke, ci sarà anche Drugs che dovrà evolversi. Sì, speriamo che, speriamo che non assuma sostanze, soluzioni. è un fungo, dai. Tu dove sei? Sto parlando con Bellocchio dentro il rifugio, cioè, quindi... ma tu sei troppo indietro. Un altro condividi esperienza, ma basta! Praticamente condividi esperienza is the new fossil cranio. Basta, cazzo, ne ho due. Ah, tra l'altro, raga, Drugs c'ha il condividi esperienza in modo tale che potrà assumere la sua prossima forma in tempi brevi. Cosa è successo lì? Potrà evolversi tranquillamente, possiamo dire. Speriamo, perché è cheat. Fu così che lo tolgo, inseguimento, morto subito. Vai così. Inseguimento ci manca ancora, dopo tutti i destino obbligato. Sì, allora, le abbiamo provate tutte, autodistruzione, destino obbligato, brutti colpi. Per ora un Pokémon morto con inseguimento ci manca, Luke, ci manca. Quindi ma attenzione, cosa? Attenzione, c'è Makuhita che vuole evolversi, vuole fare cose. Vediamo stoppa l'evoluzione, non serve. È diventato un Wailmer. Perché? Vabbè, c'è di peggio. Vabbè, raga... voglio piangere balene. Raga, non ce la posso fare. Voglio piangere balene. Like no. If you cry every time. Per rimanere in tema, voglio piangere beluga, ragazzi. Voglio piangere beluga. Sì, che poi rimanere in tema. Questo episodio uscirà tra 14 settimane. Capace che hanno già annunciato Pokémon per Switch nel mezzo. Sì, ragazzi, intanto buon Ferragosto. Ci portiamo avanti. Comunque, Luke, non so te, ma io sto andando totalmente alla cieca. Cioè, non so. Siamo lì, Gio. La DDG sarebbe qualcosa tipo: abolite i cinque sensi quando avete i pannelli per teletrasportarvi. Perché io sì. Madonna, un casino. I pannelli sono illegali. Il diabete dei Pokémon sono per me. Il diabete, una malattia. Tipo i Pokémon che tu chiami con le malattie. Esatto. Ecco, Diabete, mi manca diabete, Luke. Mi hai dato una grande idea per la prossima cattura. Che sicuramente... la prossima coppia abbiamo un diabete e poi diabete e zucchero, ci piace così. No, che Regirock, grazie, perché mancava il leggendario in questo individuo. Attenzione, ragazzi, il mio gas no, è veramente una pistola d'acqua, il mio gas. Che infarto, mi ha fatto Dragofuria sul semaforo, meno male che l'ho ucciso.
Semaforo che è Palkia, se sì, sempre sì, lui, cioè, non pensa che si evolva. Semaforo, semaforo no. Che è diventato un Palkia, mamma mia. Questa serie è piena di perle, raga, veramente. Cioè, veramente ti vedi Palkia che dirige il traffico in centro a Milano. Certo, esatto. Te lo immagini? Palkia, no, Palkia no, lì. No, Gio, il divino, in una recluta. Una recluta divina. Allora, questo qua è un punto abbastanza dolente, Luke, perché noi il divino non l'abbiamo mai trovato. Attenzione, Gio, usa il potere del ghiaccio con Gelo Schegge. Questo è un potere nuovo, il divino. Oh, la gara chiara, perfetto. Io sto uscendo dal deposito. Raga, questo qua è un punto veramente, cioè, brutto, perché il divino non l'abbiamo mai trovato, ok? Questo è un fake. Il divino non l'abbiamo mai trovato. Questa è la prima testimonianza del divino in questa serie, ma, cazzo, ci serve sto divino. Ovvio, se no questa parte non la passiamo, ragazzi, infatti, scontato, eh. Infatti. Tanto Gio, sto veramente clamorosamente perdendo la voce, si sentirà sicuramente, sì, sì. Però. Raga, abbiamo Luke con dei evidenti difetti di produzione. Oddio. Oddio. Siamo tipo, non so, siamo tipo Travione. Moratti, Gio. Moratti dell'Intra, sembra proprio. Sì. Allora, se non hai la sensibilità per avere una voce, forse è meglio che vai a mangiare i frutti. Lugia. Cioè, dopo Regirock, Lugia, così, grazie. Lugia e poi c'è Bellatottici. Non ho voce, Bellatottici in miete. Vai, Luke, fa. Allora, a fine parte, Luke ci fa un Bellatottici in miete senza voce, così si rende ridicolo una volta. Sì, che lo farei anche adesso, quindi. Bellatottici in miete. Che abortino. Che abortino. Raga, adesso non parlerò più per tutta la parte. Esatto, vai, vai, parlo solo io. Perfetto, semaforo. Ok, Luke, io sto andando avanti. Sono nel secondo. Boh, nel secondo rifugio, sì, come si chiama? Mamma mia, Gio, sei... C'è uno è un deposito, l'altro è un rifugio. Poi c'è un laboratorio. Il Team Galassia, raga, ce le ha tutte. Cioè. Assorbi sfera. Interessante questa sfera che mi piace. Mi piace. Ti... Assegnerò qualcuno. Combatti sicuro, per trovare il drago. Drago. Il drago delle assorbi sfere. Drago. Che belli sti crossover. Per nulla. Oh, Drags livello 53. Attenzione. Drags livello 53. Seconda evoluzione dell'episodio. Ok, siamo pronti. Ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Drags, no, facci sognare. Non ci voglio credere. Chi è? Chi è il soggetto che dobbiamo eliminare? Chi è? Luke, no, ricordami Luke, chi ti si è evoluto in questo episodio. Maquita in Weimer. Indovina chi è uscito. Beh, secondo i miei calcoli, o Maquita o Weimer. Maquita. Quindi... Maquita. Maquita che ritorna, anche lui è un po' anche lui come Grace praticamente. Maquita. Fiero. Sì, ma al contrario di Grace, Maquita non lo voglio, capito? Cioè, nel senso... Sì. Cioè, diciamo che in pochi vogliono Maquita quest'oggi, in questo mondo. Oh, fan club di Maquita! Sì, sicuro, sicuro. Sicuro. Ragazzi, fisso. In senso buono, si scherza, ovviamente. Non è che poi forse. Mi ok, forse. Sono arrivato al raduno massonico delle recite qua. È vero. Diceva che c'è il raduno del tipo stile Games Week. E questo qua è il palco del Games Week, non ve l'abbiamo detto. Tra l'altro potevano mettercela una musichetta epica qua, secondo me, tipo... anche, potevano mettercela. No, membri del Team Galassia, prestatemi ascolto. Il mio nome è Cirrus e mi presento a voi per la prima volta oggi. Questo nostro mondo è primitivo. La nostra è sempre stata e sempre sarà una lotta per la sopravvivenza. Allo stesso modo anche i Pokémon e noi uomini siamo esseri incompleti. Ho cambiato tre accenti in un discorso. Ma è Cyrus o Vladimir Putin? E ciò che ci manca, cerchiamo di ottenerlo con la forza. Tutto questo sbagliato è... Io disprezzo ciò che è incompleto. Il fatto di esserlo riempie d'odio ogni più piccola fibra del mio corpo. Il mondo dovrebbe essere completo. Minchia, che varietà di linguaggio però quest'uomo. Cioè, mondo completo l'ha ripetuto quattro volte. Troppo. Basta, via, troppo. Vai. Però, ragazzi, doppiaggio da Oscar. Doppiaggio. Si Oscar sì, sono passato da quello figo di Gekis, raga, sto aborto cosmico. Avete un misto tra Putin e Samir. Esatto. E il giardiniere sardo dei Simpson. È vero, è Willy, esatto. Lo sai che tra l'altro nei Simpson tipo è fatto apposta nel doppiaggio italiano che ogni personaggio abbia un accento italiano diverso. E questa cosa succede. Destin comune ho trovato. E questa cosa succede a quanto ne so in ogni lingua.
Cioè ogni lingua c'ha gli accessi. Sì, a quanto ne so sì. Non lo sapevo questa cosa qua. Attenzione, ragazzi. Easter egg dal nulla. Di fatevi una cultura, uomini. Attenzione. Dissing. Ci do gli Easter egg di Simpson. Anche Dissing, esatto. Che non manca mai. Mamma mia. Tanto Saius fa il concerto in stile Giorgio Vanni a Bologna. Andando show, quindi, raga. A proposito, prima stavamo proprio cantando combatti per trovare il drago Dragon Ball, il drago delle hashtag il drago delle assorbisfere qua sotto nei commenti. Vogliamo 100 commenti con veramente questo hashtag. Basta, quanti leggendari, pure Mesprit, Luke, che palle. Vabbè, dai, siamo vicini al laboratorio in cui sono prigionieri, quindi ci sta. Sì, ma sta. Dovrebbero essere appunto, ragazzi, non so se siete d'accordo. Oh, calma. Che è successo? Oddio, ho trovato il mirino nel letto. What the fuck? What? Il mirino del letto, raga, ma perché? Perché? Perché ha letto devi... cioè, John, devi essere... Non diciamo devi... no, cioè, devi mirare bene il cuscino quando devi andare a dormire. Vabbè, allora quello... Cioè, ragazzi, sono cose importanti nella vita. Certo, se non lo prendi bene, poi nel letto poi non dormi bene. Benissimo. Giusto. Raga, veramente oggi ho insegnamenti su tutti. Oh, basta, un altro leggendario. Ma ne ho beccati 4 in questo episodio, uno dopo l'altro. Ne beccheremo anche 5. Mal comune, tua madre. Muori. Che infarto. Mi ha fatto polneve su Palkia. Però non ho realizzato che Palkia è anche di tipo acqua per un attimo. Infatti sono andato, raga, in trance, vi giuro. Sì, effettivamente non pensassi mai che Palkia è un tipo acqua. Però effettivamente 100 cose che non sapevi dei Pokémon. Palkia è di tipo acqua. No, perché alla fine dice cosa sa, drago puro, non ha acqua. No, allora, più che altro il tipo acqua a Palkia è, a parte che è overpower, però è tipo un po' strano, cioè non so quanto. Parlando di poco, qua c'è pure un Empoleon che fa turbo sabbia e non attacco più. Mannaggia. Bello. Strumento, spettro. Uno ci spera, raga, nella pietra lunare. Io ci sto sperando da tutto l'episodio, ma sto zitto perché non voglio. Non voglio tradirmi. Ci sta. Io ho trovato la pietra abilio. Se trovi anche tu la pietra lunare, secondo me. È peccato che io la pietra lunare l'ho già trovata due volte. Ah! Luke! È vero, Luke! Mi hai fatto venire in mente una cosa. Non riparte! Ci crediate o no? Io vi stacco la testa. Ho trovato un'altra Master Ball. Ne ho due. Vero, l'ho trovata fuori parte. E Luke, ti dirò di più. Qua Cyrus, non ricordo male, me ne dà un'altra, quindi avrò tre Master Ball alla fine. Cioè, praticamente, Gio, puoi rifarti il team dall'inizio a fine. Tre Master Ball, pensa a te. Tra l'altro, nel prossimo episodio abbiamo qualche cattura. No, mi sa. Forse c'è anche ragione, Gio. Mi sa che abbiamo una... Cioè, non abbiamo cattura, perché abbiamo Monte Corona, sulla vetta lancia non ci so... No, appunto, è un po' difficile sulla vetta lancia. Ok, comunque io qui sono da Cyrus, mi sta per ribaltare. Mamma mia, che tempismo! Che parte la battaglia! Parte la battaglia! Anche da me. Quindi, fra poco forse. Sì, parte. Jonathan Autor. Perfetto. Con questa host che è veramente brividi, ragazzi. Brividi. Bella la host di Cyrus, bellissima. Poi e manda Tartu, che era un aborto, che è diventato combi, se vi ricordate, ragazzi. Un aborto. Che schifo! Te lo ricordi? Che schifo! Ragazzi, quel coso lì sì che l'immondizia al posto del cuore, qualcosa. Altro che Gigi e Real Madrid. Perché se non ha la sensibilità... ok, io ho sconfitto il suo primo Pokémon che era un Cubone nel mentre Luke. Glade. Drapion. C'è il tuo change da Crazy Rock. Fermalo, fai qualcosa. Furtivo ombra. Tra l'altro poi, tu lo chiami change della Crazy Rock, ma change c'era in Insurgence, ti ricordo. Ma Insurgence non mi ha... Pure Insurgence, che ricordi che mi hai donato quest'oggi, veramente. Spinda. Il meme di Spinda è nato lì. Zio, Zampillo. Ok, shottato Drapion. Ok, perfetto. Io sto seccando il suo secondo, che dovrebbe essere Glalie. Cioè, no, è Glalie, ce l'ho qua davanti, però vabbè. Lui. Dovrebbe essere. Lui. Dicono sia un Glalie. Oh, no, quante pozioni c'è sto scemo? Da me ne hanno usato neanche una, perché non gli ho dato la possibilità di usarle. No, da me ne ho già usate due. Ok, sono al secondo Pokémon sconfitto. Se l'ultimo è forte, impazzisco, ti giuro. Mi sa che dovrei impazzire, no? No, dai, forse no. Beh, Kadabra, dai, fattibile, su. Kadabra. Vero, fattibile. Muore subito. Perde la serie. Finalmente ottengo la Master Ball, Gio, quindi tu ne otterrai ben tre. Io tre Master Ball, stai scherzando, raga? Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché sto continuando a fare sti video? Ma io posso andarmene a cagare. Quest'uomo è illegale, apparentemente può rifarsi il team con i Pokémon che vuole. Olè, perfetto, vai, seccato anche Cyrus, dammi la Master Ball e via, collezione.
Tripletta magica di creepy, magari. Intanto qua c'è uno strumento, cos'è? Il dente di drago, wow. Attenzione, è passato di alga e boh, evidentemente era piccolino, ha perso un dentino da latte. Il baby di Alga Junior, praticamente. Ma senti, ma... Oddio, che figata che dall'ufficio di Cyrus puoi andare sul palco. Cioè, non c'è niente lì, però. Vero? Sti cazzi. Possiamo fare il discorso tipo Giovanni alle reclute, raga. Lo faccio, poi a mille like lo mille faccio. A mille like, sì, ciao. Quando mai... Strumento, bacca trela. Io a quanto Saturno, ragazzi, che mi sembra abbastanza potente, Scarlet, detto anche Johansson degli Avengers, quindi andiamo avanti. Cosa cazzo stai dicendo, zio? Non lo so, sei impazzito. È la voce, Gio, è la voce. No, Megacorn. No, Luke. No, no, zio, Luke, ti prego. Luke, no. Oddio, metà vita, Gio, cosa? Cosa è successo? Oh. No, cioè, mi ha mandato un Azelf, che tra l'altro dovrebbe essere imprigionato quell'Azelf. Oh, Azelf Mesprit, se io mi trovo Uxie adesso in campo, ragazzi, chiudo l'episodio qua, così proprio, cioè, senza outro, chiudo, si stoppa. Senza outro, così. Si stoppa, cioè. Ok, io sono a affrontare Saturno, che da me è Kim, Kim, il dittatore della Corea, si spiega tutto. Ci bombardano adesso, si spiega tutto, signori. Skiplum. Task Noir. Beh, Skiplum è interessante. Oh, raga, Skiplum è un Pokémon bello forte, ha dato un boss. Gio, tu avevi Skiplum, se non ricordo male. Certo che avevo Skiplum. Cioè, mi ricordo molto bene che avevo Skiplum. Bello. No, in quel colpo di Task Noir, zio, calmati con quelle mani, tienetela in tasca. Che team che c'ha, oh. Skiplum, Roselia, dai, mandami combi e così risolviamo il problema, cioè. Una pattumiera, praticamente. Al posto del cuore. ovvio, ma quello... Adesso, se mi manda l'app di Scrido... Ok, no, Ninjask. Ti giuro, se mi avessi mandato l'Avdisk, raga, mi sarei messo a piangere. Probabilmente mi avreste trovato morto, riverso per terra. Ve lo giuro. No, cioè, io mi ha fatto, ragazzi, attrazione. Io sono innamorato di un Dusknoir, di un fantasma. Beh, è fighissimo. È figo, molto figo. Allora, io dovrei riuscire a morire, no. A dovrei riuscire a uccidere. No, sintesi, porco due. Cazzo sei, Egel, muori. What? Oh, vinto. Surf, attenzione. Hai già convinto, Gio, tutto? Yes, questo cos'è? Fanculo, è scarsissimo questo scemo, gli ho aperto il culo, Luke. Bene, benissimo. Oddish, la cosa come ultimo Pokémon, attenzione. È una mia impressione che in questo episodio stiamo sclerando più del solito, cioè stiamo... No, non è fatto un'impressione, Gio. Ok, perfetto, è la realtà, ok, ci siamo. Ho vinto. Allora, zio, in questo rifugio ci sono un botto di strumenti che però andrei a trovare fuori parte. Quanto siamo, Luke, che non ho il counter sotto mano? Siamo a 17 minuti, ma Gio, attenzione, Wailmer si sta evolvendo. Quindi, io c'ho Drags da far evolvere. Vediamo un po' Wayne cosa diventa. Corphish. Scusa, ma facciamo la catena di terza generazione. Cioè, il prossimo cos'è? Cacnea. Poi. Cioè, ti rendi conto che ha fatto Makuhita, Wayne e Corphish? No, sono molto triste, Luke. Tra l'altro, io devo evolvere ancora Makuhita, quindi aspetta. Corphish. O lo facciamo evolvere nel prossimo Makuhita. Teniamo la suspense. Sì, un po' di suspense, ragazzi. Dai, teniamo la suspense, si evolve nel prossimo Makuhita. Andiamo a fare qualche cattura da qualche parte a caso prima di concludere, che ce li alleniamo per il prossimo, che abbiamo la vetta lancia, o... Potremmo andare dove, però? Dov'è che ci mancano delle catture a questo punto? Abbiamo fatto la Guarguzia. Bella domanda. Allora, fammi vedere un po'. Ci mancano le fonderie, in teoria, le fonderie fuego. Proviamo ad andare alle fuego? Che l'altro non mi ricordo neanche dove si passa per le fonderie. Che tra l'altro, quindi... ragazzi, la cattura, cioè la Master Ball, scusatemi, l'ho trovata alla fonderia Fuego. Io gli strumenti li ho già presi, però sono passato col repellente in modo da non fare catture. Devi, per andare alle fonderie Fuego, passare per il fiumiciattolo schifoso che c'è. Ha Giardin Fiorito? Sì, esatto. Giardin Fiorito, tendente verso il... come si chiama? Impianto turbine. Verso l'impianto turbine, sì. Oh, esatto. Ma domanda a casa, ulteriore alla DDG. Ma ditemi che non sono l'unico pirla che l'ha sempre chiamato impianto turbine. Fatto si può sapere con un bel commento. Vero, Luke, tirami sul morale. Tu l'hai chiamato coso turbine, vero? Sì, io così lo chiamavo. Cioè, perché io l'ho sempre inteso come il turbine, tipo il vento, no? Non le turbine, quelle delle paleoliche, cioè, no, cazzo. Appunto, anch'io. Raga, ma stiamo scherzando, non va bene. Allora, intanto faccio vedere ai gentili telespettatori come, ad esempio, qua, che c'erano tutti gli strumenti, sono andato a prenderli, vedete, non ci sono più.
Ma tu sei già alle fonderie, Gio? Io, Luke, Madonna, sono troppo veloce rispetto a te. Tu non puoi starmi dietro. È Flash, raga, è Flash. Potrei farci te, sono tu, qua. Non puoi starmi dietro. Rocket 2015 in culo. Attenzione, da dietro. Gio, sì, fonderie fuego, chi fa? Chi va, vado io, vado io, vado io. Ho preso anche le bacche, vai, raga, quindi vedete che l'ho già esplorata sta zona. Ma non ho trovato Pokémon, questo è il primo, ti prego. Vediamo. Dai, Skarmory, vabbè, ho visto di peggio nella mia vita. Vabbè, dai, c'è di peggio in teoria. Sì, sì, tipo combi. Ci penso a Rocket, magari un bel leggendario come Itran, vediamo un po'. Ho repellente, sono stupido. Bravo, Luke! Sì, lo troverai sicuro, te lo giuro, te lo giuro. Sono stupido, raga, sono veramente Dai, lo so per prendere però io. Sono solo fiducioso. Skarmory non è facilissimo, non ha un bel tasso di cattura effettivamente. No, se tre volte che fa tre giri io tra un attimo comincio a bestiare. Io gli tiro una Minor Ball. Io gli tiro una, okay, così. Ok, il repellente è finito, vediamo sì, un po'. Sì, Luke. Tocca. Ok, vediamo dacela, un po'. Dacci, facci sognare. Poliwhirl. John Frog, oh! Di nuovo lui. John Frog, di nuovo, incredibile, ma quanti ne abbiamo in questo episodio? A parte che si evolve, però... Cioè, Gio, io ho trovato Poliwag, tu Politoed, io adesso Poliwhirl. Cioè, no, tu hai trovato Poliwag. Tu hai trovato sì, Poliwag. Sì, appunto, io Poliwag, tu Politoed. Incredibile, raga, incredibile tutto ciò. Signori, manca Poliwrath e poi siamo divini. È incredibile. Diciamo. Abbiamo trovati tutti, ci manca solo Poliwrath, veramente. Incredibile. Non te lamento, è pure un must nelle capriole. Sì, catturato. Zio, ci devi entrare, cioè. Dai! Io ho catturato... Okay, Poliwhirl, Pokémon girino, bene, bene. Luke, se gli faccio una lacerazione con Palkia, lo uccido, sì, chiaramente. Sì, perché semaforo è troppo, Gio, è troppo. Però, allora, John Frog con Petalodanza su uno Skarmory che è per 4 debolezza, cioè che è per 4 resistente, non dovrei... No, cazzo, aspetta, ma Petalodanza colpisce più volte! Eh sì. Sono un coglione, Reggi. Catturalo, no. Gio, catturalo. Che è successo? Non l'hai catturato. Aspetta. Oddio, fa comando cura. Penso sia un miracolo cosmico questo. Attenzione. Il divino. Luke, sta per succedere qualcosa di assurdo, secondo me. No, brutto colpo, no! Quindi? È morto. No, il mio Poliwhirl non era anche così male come mosse. Aveva palla ombra, aveva colpo di fango, furtivombra. No. Sparami, Luke, adesso. Sopprimimi. Ti ho appena sparato, Gio, via webcam. Grazie. Via. E niente, quindi fonderia fuego, andate. Yes. Bene. Possiamo concludere questo episodio, Luke? Gio, sono indignato, hai la pattumiera. Possiamo concludere questo episodio? Vai, concludi il tuo episodio. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. A me non è piaciuto. Anch'io. Se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social di entrambi i canali, premete entrambe le campanelle, rispondete alla DDG e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye.